Buongiorno belli, buongiorno e benvenuti su questo strano canale YouTube chiamato Trippando, dove si parla di libri e di viaggi. Quando si parla di libri se ne parla sempre in relazione ai luoghi che ci stanno dietro. E oggi si va a Marsiglia in compagnia di Stefania Nardini e del suo romanzo La combattente, edito da EO. Si parte? Buongiorno belli! Avete lasciato mi piace a questo video e avete iniziato a seguire il canale? Fatelo! Ora vi racconto questo romanzo piuttosto breve che a me è piaciuto molto e che ci porta alla scoperta di una Marsiglia molto bella. La combattente, visto che la protagonista è femminile, potremmo pensare che sia lei la combattente, in realtà la combattente è la ex compagna del marito, di cui la protagonista non aveva mai saputo niente. E alla morte del marito inizia a indagare sulla storia di questa donna così combattente. In realtà la protagonista stessa diventa decisamente combattente perché non trova pace, in quanto in cantina ha fatto un ritrovamento particolare. Quindi dice: come io sono stata tutta la vita accanto ad un uomo che in realtà non conoscevo, che mi nascondeva delle cose, e quindi inizia a cercare, intraprende una serie di viaggi e di ricerche che la portano dal paesino dove vive, che si trova nella campagna romana, fino a Marsiglia, fino alla scoperta di questo mistero che aleggia e che è relativo al periodo storico del 68, quindi al periodo delle lotte studentesche. Non vi voglio spoilerare troppo, quindi penso che sia il caso di fermare il mio racconto qua giù, però vi do dei dettagli su questa lettura. Allora, innanzitutto per me che ho amato follemente la città di Marsiglia, dove sono stata 3-4 anni fa, vi dico leggetelo assolutamente, perché è un tornare, un andare tra questi vicoli di una città completamente mediterranea. Perché se io dovessi dire che tipo di città è Marsiglia, ma così come Nizza, così come Livorno, come un sacco di città di porto, è una città mediterranea, perché tutte hanno gli stessi odori, gli stessi sapori, gli stessi vicoli. A me questa cosa piace un sacco, probabilmente perché io sono una donna di mare, quindi sono molto mediterranea. E la combattente ci porta alla scoperta veramente di questa Marsiglia bellissima. È un libro che ci dà una grande opportunità di approfondire un periodo storico che sui libri di storia non so se ora lo studiano. Quando facevo il liceo, io che mi sono diplomata nel 98, no, non si studiava minimamente. Per niente, ecco, quindi sicuramente è un periodo che fa piacere approfondire. E poi sono dei personaggi interessanti, c'è questo amore che lega questa donna al marito morto, veramente molto bello, questo rapporto con il figlio, questo voler scoprire le cose. È un libro che appassiona molto, si legge rapidamente, la scrittura è molto piacevole, molto semplice anche. Allora, quando io uso la parola semplice, temo sempre di essere fraintesa. Semplice nel senso che si legge molto bene, non semplice perché basica, ecco, tutt'altro, bello. Quindi è una lettura che in 3 o 4 sere si legge, vi accompagna ed è molto piacevole.
leggetelo, fatemi sapere cosa ne pensate. L'editore è EO, che ringrazio per avermi mandato la copia. Costa 15 euro e ripeto, è molto molto interessante. Belli! Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo libro o al prossimo viaggio. Seguite il canale e viaggiamo insieme con i libri o nella realtà magari. Ciao belli, alla prossima! Ciao ciao!